Un nuovo strumento per garantire sicurezza ai lavoratori del comparto edile e per distinguere gli imprenditori virtuosi da quelli che mettono a rischio l'incolumità dei propri operai. Questo è l'obiettivo dell'asseverazione in edilizia, innovativo sistema promosso dall'INAIL e dal CPT di Napoli, il Comitato Paritetico Territoriale, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri e l'Associazione Costruttori Edili, e presentato questa mattina dal direttore regionale dell'INAIL, Daniele Leone, e dalla presidentessa del CPT, Paola Marone. Una certificazione che ti permette notevoli vantaggi, logicamente non solo quello legato alla sicurezza, che è quello l'aspetto fondamentale, ci sono anche vantaggi di tipo anche di più collaterali, definiamo più semplici, che sono quelli di un'agevolazione anche nella partecipazione alle gare, perché comunque l'azienda è conforme ai canoni di sicurezza e di prevenzione. Sicuramente questo è uno strumento importante perché assevera l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle imprese, proprio così come dettato dall'articolo 51 del decreto legislativo 81-2008. Quindi sicuramente è uno strumento importante. Ed oggi noi come ente bilaterale, quindi ente costituito dalle organizzazioni datoriali come l'ACEN e dalle tre principali sigle sindacali del settore, siamo molto vicini alle imprese perché svolgiamo principalmente attività di consulenza e assistenza nei cantieri, che nello scorso anno si è concretizzata in ben 1600 visite. Intervenuto al dibattito Luigi Frunzio, procuratore aggiunto della Procura di Napoli. È uno strumento utile, utilissimo. Quello che è utile è l'adozione del modello organizzativo e soprattutto l'attuazione poi del modello organizzativo che sia conforme alla legge. L'asseverazione è soltanto il sigillo che si mette alla fine sul fatto che si sia adottato un modello organizzativo e lo si stia attuando.